dato il pallone a Tizia, ancora Novotny, calcia Butka per l'intervento di Baresi in anticipo, duetto con Albertini, poi la palla è per Savicevic, può andarsene Savicevic, sopra posizione di Baresi, arriva Baresi, entra in area dalla sinistra, ancora Baresi, c'è il cross, Weah, gol! Stupendo gol di George Weah, grandissima azione di Franco Baresi che se n'è andato in sovrapposizione, ha letteralmente seminato i difensori avversari e ha messo una palla d'oro per George Weah che ha spedito la stessa oltre la linea di fondo. Guardiamo l'incredibile spunto di Franco Baresi. È bravissimo Franco Baresi, bravissimo Savicevic ed altrettanto Weah. Devo dire che Savicevic ha atteso la sovrapposizione di Baresi al punto giusto, gli ha dato un pallone d'oro e Franco Baresi ha proseguito fino sul fondo ed è lì che i cross sono micidiali. Weah, terzo tempo micidiale, è saltato in anticipo ed è riuscito a schiacciare la palla. Un gol davvero spettacolare questo del Milan, grande spunto di Baresi e per Weah si tratta del secondo gol messo a segno in Coppa UEFA con la maglia del Milan. Li vediamo da altra angolazione, lo spunto di Baresi e lo stacco impressionante di Weah. Popi Bonnici ce l'ha fatto rivedere un'altra volta e ne valsa davvero la pena perché si è trattato di un gol davvero molto bello. Mi alti. È un muro di gomma lo Sparta Praga in difesa, sa riuscire, riesce ad attutire le penetrazioni di Rossoneri. In questa fase di gioco forse il Milan sta accusando una leggera flessione. Simone prova a contrastarne l'azione a Repka, ancora Simone, Weah, stupendo gol di Weah, grandissimo gol di George Weah, una volée incredibile, una botta imprendibile per il portiere ed è questo un super gol da parte di George Weah. È un grandissimo gol, Weah ha calciato con una coordinazione, Simone è stato molto bravo perché ha cercato il fondo, ha guardato in mezzo, ha visto il proprio compagno in mezzo all'area di rigore, ha crossato benissimo, liftato e Weah saltando, anticipando l'avversario di collo pieno sul palo opposto. Veramente è un gol di coordinazione, potenza, forza e anche astuzia. Questo è un capolavoro, rivediamolo ancora. Weah autore di due splendidi gol, due splendide azioni, ma la finalizzazione, rivediamo ancora da questa stupenda inquadratura, è degna del grande campione. E qui riparlare di Marco Van Basten pensiamo non sia del tutto sbagliato. No, questo proprio è un colpo da grandissimo, di uno dei pochi attaccanti che sanno anticipare poi l'azione.